Benvenuti a Fabi Risponde, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani che si occupa di dare risposta ai quesiti dei lavoratori bancari sulle regole e sulle leggi del settore. Oggi parliamo di abuso di informazioni privilegiate, una delle condotte illecite dell'abuso di mercato. Cosa si intende? Con l'espressione abuso di mercato ci si riferisce a tutte quelle situazioni in cui soggetti che hanno approfittato di informazioni confidenziali o falsato in qualche modo i prezzi degli strumenti finanziari oppure divulgato informazioni false o ingannevoli alterano l'andamento dei mercati finanziari. Le condotte illecite del market abuser sono di due tipologie: l'abuso di informazioni privilegiate, meglio nota come insider trading, di cui parleremo ora, e quindi la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, e la manipolazione di mercato. Quindi che cos'è di preciso l'insider trading? Le informazioni privilegiate sono informazioni non pubbliche che, se rese di dominio pubblico, potrebbero alterare il prezzo di determinati strumenti finanziari con un titolo di borsa, e l'insider trading, abuso di informazioni privilegiate, è lo sfruttamento di informazioni privilegiate la cui divulgazione avrà effetto sul prezzo di determinati strumenti finanziari. Qualora si dovessero fare operazioni finanziarie grazie a informazioni non di pubblico dominio, si incapperebbe nel reato di insider trading. Questo reato riguarda solamente chi lavora nella finanza? Si commette insider trading anche quando si sfruttano tali informazioni privilegiate per conto di terzi. Inoltre, il reato di abuso di informazioni privilegiate si verifica anche quando si comunica o si induce le persone a fare operazioni finanziarie avendo conoscenza di tali informazioni. Questi reati non riguardano solo i soggetti principali e specifici che lavorano nella finanza, ma tutte le persone coinvolte in questo settore. C'è un'eccezione: questa pratica non è illecita quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione, una funzione, ovvero quando a farla sono soggetti inseriti in insider list. E a quale normativa si fa riferimento? Un primo riferimento di legge rappresentato dalla direttiva europea sul market abuse emanata nel 2003, MAD 1, e si applica agli strumenti finanziari ammessi o per i quali sia stata richiesta l'ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato. Inoltre, la direttiva europea 2014 MAD 2, il regolamento europeo 596 del 2014 relativo agli abusi di mercato, il regolamento delegato europeo 522 del 2016 relativo agli indicatori di operatività sospetta. Possiamo fare qualche esempio? Un esempio concreto di informazione privilegiata potrebbe essere la nomina o le dimissioni di uno dei componenti di un consiglio di amministrazione, oppure la conclusione, la modifica o la cessazione di alcuni contratti significativi, l'acquisizione da parte di una società di una diretta concorrente. Proprio queste informazioni possono essere considerate privilegiate, sempre che, oltre ad avere un carattere preciso, abbiano anche altre caratteristiche: la natura non pubblica dell'informazione, la relazione diretta o indiretta con emittenti o strumenti finanziari, l'effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o di strumenti finanziari collegati. Quali sono infine le sanzioni previste? Per l'abuso o il tentato abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, le sanzioni penali ai sensi dell'articolo 184 del TUF prevedono la reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 20.000 sino a 3 milioni di euro, aumentabili da 3 a 10 volte. Le sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 187 bis del TUF, invece, prevedono una multa da 20.000 a 5 milioni di euro.